Prima di cominciare, ragazzi, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere futuri video. Inoltre, in descrizione troverete il link per il mio canale di Twitch e tutte le mie pagine social come Facebook e Instagram. Inoltre, troverete anche il link per aggiungere il gruppo di Telegram e il link per il sito di Instant Gaming dove acquistare giochi per PC e key per PlayStation, Xbox e Switch a prezzi veramente bassissimi. Mi raccomando, fateci un salto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio della run guidata su Bloodborne. Ok, abbiamo livellato, se non sbaglio, ci siamo potenziati l'arma, l'abbiamo a più 2 in questo momento. Adesso abbiamo però un po' di sangue denso da dover utilizzare, quindi io direi di cominciare a utilizzarlo per livellare un altro po'. Quindi utilizziamo tutti quelli che abbiamo, quindi abbiamo ben 7, quindi ottimo direi. Allora, ultimo di questi. Ci siamo, abbiamo 5.700 echi del sangue. Direi di tornare dalla nostra automa. In canala. Allora, portiamoci su questo. Vogliamo portare a 15 la resistenza, poi riappare la vitalità un altro po'. Per ora, non aumentiamo forze e abilità. Cerchiamo di aumentare la nostra resistenza ai danni. Ok. Addio, Tanto il buon nostro danno cammino. aumenta anche potenziandoci l'arma e la possiamo Sento potenziare l'odore abbastanza profumato del facilmente. vento. Allora, in questa puntata cosa faremo? Faremo ben due boss. Faremo il Chierico Belva e Gascogna. Quindi dobbiamo prepararci a queste due boss fight. Sono un po' difficili la prima volta che si fanno. Il Chierico Bestia soprattutto perché ha dei problemi di telecamera che è abbastanza ingestibile. È veramente una rottura di scatole, però possiamo farcela utilizzando un bel po' di Molotov. Possiamo veramente devastarlo. Vediamo, perché io solitamente non appo vitalità e resistenza. Tutti mi hanno consigliato per fare la guida di... cioè per i nuovi giocatori è meglio appare vitalità e resistenza. Effettivamente hai più margine di errore, però vai a inficiare il suo danno. Io solitamente aumentavo sempre un po' di più il danno. Invece che appunto la vita e la resistenza. Però vabbè, vediamo come va. Dobbiamo prepararci il nostro setup fatto di urna di petrolio che non abbiamo, davvero? Yikes. Forse la troppiamo più avanti. Questo me lo devo ricordare. Quindi pensiamo a loro, facciamoli fuori. E dirigiamoci verso la nostra prima boss fight. Aia. Vedete, comunque il danno che prendiamo da questi è veramente miserevole. Non ci fanno quasi danno. Cioè, vabbè, questi li ammazziamo di nuovo perché fa sempre comodo uccidere. Danno fastidio in questa casa. Io voglio una casa pulita. Lasciamo solamente il vecchietto, che dite? Il vecchietto e la sua sedia a rotelle lo lasciamo stare. Ok, ottimo. Vedete che comunque il danno c'è. Qui abbiamo una carrozza con un cavallo morto. Povero cavallo. Devo vedere una cosa. Ok. Qui abbiamo altri corvi con uno di quei giganti col mattone. Quindi cerchiamo di aggrarre loro, magari. Fuori uno. Ah, non me l'ha targettato, mannaggia. Oh, come gira. Ok, preso. Gotcha! E stavolta il danno c'è, vedete. Ok. Abbiamo delle fialette, ma non abbiamo le urne di petrolio. Questo mi turba. Marche coltello, miscela. Raga, come mai questa cosa? Le abbiamo mollate le urne. Dovremmo averle. Aspettate un attimo, ragazzi. Eccole qua le due urne di petrolio. Poi qui ce n'è anche un ciotto. Ce ne due potrebbero bastarci in realtà. Però
per fare il chierico. Quindi eravamo qua nella piazza del gigante. A proposito di gigante, facciamolo fuori perché a volte lui ci viene a infastidire. Vai. Così. Ezza. Ci sono anche delle fialette, vero? Grazie. Questo è veramente un nemico facile, facile da uccidere con quest'arma. Andiamo. Qui occhio perché molto spesso venite un po' aggrati da troppi nemici, quindi... Aia. Pare che qui sto andando un po' YOLO. Perché sto andando un po' di fretta, scusate. Ok. Ottimo, mi droppi i proiettili, che schifo non mi fanno. Facciamo anche fuori questi cagnolini ormai. Due ore sono poche per le molotov, però vabbè, ce le facciamo bastare, raga. In realtà si potrebbero trovare anche di più, se... Ma mi sa che dovevo cercare un po' meglio da qualche parte, perché mi ricordavo di averne almeno 3 o 4. Forse 3. Vabbè, comunque, lì le abbiamo trovate 2. E equipaggiamole. 2 urne e le molotov, che ci servono contro il chierico. Ora, creiamo queste qua. Ora vorrei affrontarle senza entrare per forza in casa. Vediamo se ce la faccio. Venghi? Ok. Quando fanno la presa hanno una finestra di parry molto molto ampia. Aia. Hanno troppa vita, troppa vita. Au. Vabbè, non importa che siamo morti. Tanto erano 2000 echi, non ce ne facciamo una ragione. Li ho dovuti affrontare in questo modo, in teoria non si dovrebbe fare. Andiamo. Ok, prendiamoci questo. Ci segue qualcuno? Sì, questo. Tanto il nostro giro ce lo siamo fatti. Amico, vieni qua. Perry. Morto. Ehi. Shottati. E anche questo shottato. 18 di schifo non ci fanno. Più avanti ci si potranno essere utili. Qui abbiamo delle monete lucenti e sono abbastanza utili per farvi vedere una cosa poi. Ok. È tempo di entrare qua. Vedete là dietro? Non so se si vede. No, in realtà non si vede. Però tra poco apparirà una creatura abbastanza... temibile. Olè. Il chierico bel va. Allora, aspettiamo che ci attacchi. Grande! Mancato. Ok, preso con la molotov. Ora, con le molotov vogliamo cercare di mirarlo alla testa. Niente. Oggi non è giornata per le molotov. Ho preso. Ok. Quando lo colpiamo tante volte in testa gli possiamo fare anche un visceral. Vedete? Bam. E un po' di vita sua se ne va. Ora l'ideale sarebbe innanzitutto che la telecamera non facesse le bizze. E poi aspettare che si rigenerasse la testa. Non so se l'ha fatto. Perché almeno possiamo fargli un altro visceral. Ok, dovrebbe essersi rigenerato. Esatto. Ok, si è rigenerato del tutto. E adesso... Spada bam!
Possiamo aspettare un altro pochino, eh. Cerchiamo di andare lì dietro. Aia. Ouch. Grazie telecamera, sei sempre al top. In realtà adesso mi sto un po' divertendo con questo, eh. Aspettiamo, adesso dovrebbe rigenerarsi forse. Esatto. Vediamo se lo capiamo. No, liscio. Allora fa un bel po' di attacchi ferali. No, mi sono incastrato. Aia. Ancora non si è rigenerato. Vabbè, abbiamo finito le... le molotov ormai. Quindi possiamo farci sotto e picchiarlo e basta. Ok, andiamo lì sotto. Un altro bel visceral alla faccia. E va giù. Ah no. Beh, vabbè, sono abituato ad avere più danno, scusate. Spariamoli. Vediamo se li sparo. Boom. Ok, è andato. Aspettate che si rigeneri un pochino la faccia, così li potete fare più visceral possibili alla... al primo try. Ok, abbiamo sprecato molotov e un sacco di cose, però vabbè, non importa. Allora. Ah, dove... mi sa che ne abbiamo anche alcune qua. No, qui abbiamo proiettili di mercurio e basta, ok. Allora. Accendiamo questo. Top. Ora. Non so se utilizzarlo adesso, questo affare. Proviamo a usarne un paio. Volevo farvi vedere una cosa. È una cosa che vedremo più avanti, eh. Ok, abbiamo lasciato un paio di monetine lì. Adesso noi non vogliamo in realtà andare nel sogno, anche se in realtà potremmo livellare probabilmente, ma lasciamo stare. Quello che dobbiamo fare è battere anche Padre Gascogne. Padre Gascogne che potremo affrontare utilizzando il carrion che ci ha dato la bambina. La piccola bambina. Utilizzando il carrion praticamente noi stordiremo il boss per un po', il tempo necessario per picchiarlo malamente. Ok. Dirigiamoci qua sotto. Dovremmo poter skippare i nemici. No, dai. Ah, non mi riesce a riperriarli a questi qua. Ah, però con questo attacco sì. Ok, dammi qualche fialetta così mi rifaccio un pochino della... dell'investimento, grazie. Ci sono andato in guadagno di una. Proviamo con quest'altro. Andiamo con questo. Giusto per le fialette lo faccio, non per altro. Dammele. Ok, bene, siamo a 20 fialette precise precise. Let's go. Scendiamo giù. Ora qua, su questo punto ci lanceranno la palla di fuoco, però noi possiamo anche correre così in avanti, triggerare l'animazione. Triggerare l'animazione, ho detto triggerare l'animazione. Vabbè, non, l'animazione non va. The fuck? Ok, mettiamoci qua di fianco. Un po' di danno l'hanno fatto, eh. Ok. No, non volevo schivare da quel lato, vabbè. Mori. Se mi dà anche una fialetta, mi fai contento, bravo. E questo ci dà anche... ah, anche lui ci dà una fialetta, pensate. Ok, perfetto. Allora, proseguendo per queste scale arriveremo dal padre. Però prima qui abbiamo degli oggettini da prendere. Vediamo se riesco a fare le cose come si deve. Uno. Sarebbe stato meglio prima uccidere l'altro. Aia, maledetto. Ok. Questo era il parry che volevo. Boom. Usiamoci una fiala così siamo full vita. Intanto questi ce li droppano. Ah, ecco, le urne di petrolio le troviamo anche qua. Vabbè, pazienza. Intanto contro Gascogne non le utilizzeremo. Ok. E anche qui, altre aree della boss fight.
Molto molto bella. Gustiamoci il filmato. Bestie dappertutto. Presto o tardi anche tu diventerai come loro. Molto bella questa cinematic. Allora, utilizzando il carrion lo potremo stordire, vedete. E andiamo dietro. Ah, non ce l'ho fatta. Ero troppo lontano. Utilizziamolo, vediamo. Eccolo. Lui ci sparerà. Avrà un'ascia, che è quella del cacciatore. Ha un attacco extra. Vediamo se riusciamo a perriarlo. Ok, ci ha mancato. Ouch. Ok, perriato. Però gli fa molto male, vedete. Un altro parry. Quando li prendete in ritmo con il parry, veramente fatta. Aia. Ouch. Eccolo. Vediamo se adesso si trasforma. Adesso in teoria dovrebbe. No. Ok. No, non mi ha fatto usare il carry on. Ok, adesso lo usa. Si stordisce una volta sola. Però possiamo approfittarne, andare dietro, fargli un R2 caricato, togliergli gran parte della vita. Provo a utilizzarlo di nuovo, ma non credo funzioni. Esatto. Si può anche perdere di nuovo, eh. Però, vedete che... se li fate l'R2 caricato alle spalle a questo livello, li fate veramente malissimo. Vi lo devastate. Questa non è neanche la zona migliore per affrontarlo, in realtà. Perché si può anche affrontare... se è più inesperti. Anche qua sopra in alto. Qua sopra è ottimale affrontarlo perché non si hanno ostacoli. Perché vedete là è pieno di tombe e quant'altro. E possono darci molto fastidio. Qui invece siamo più liberi, diciamo, di gestire la boss fight. Anche se è un po' più stretto come ambientazione. Ma soprattutto nella seconda fase, quando lui è molto più ferale, più grosso, molto più aggressivo, le tombe ci danno molto fastidio e lui è in grado di distruggerle. Quindi non ci fanno neanche da protezione. Mentre con la forma normale possiamo un po' utilizzare a nostro vantaggio anche contro la forma trasformata di Gascogne. Purtroppo non c'è molto d'aiuto. Allora, qui droppiamo, troviamo un drop, la spilla ornata rossa di una donna. Una spilla rossa da una donna con inciso il nome Viola. Forse questo gioiello era il dono di un cacciatore. Usalo per mutarlo in una gemma di sangue goccia in grado di rinforzare qualsiasi arma. Con il giusto attrezzo dell'officina possiamo potenziare diverse armi. Ora, questo oggetto ci serve per proseguire la quest della bimba. Come avete potuto capire, il carrion che ci ha dato appunto ci serviva per stordire il padre, nel senso per fargli ritornare quel briciolo di umanità che ha perso, quella sanità mentale che ha perso. Ci ha permesso di sconfiggerlo in questo modo. Quindi Gascogne è il padre della bambina e quella spilla apparteneva alla madre della bambina. La madre che, come potete vedere, non ha fatto una bella fine. Quindi proseguiremo anche la quest della bambina, ma a tempo debito. Prima proseguiamo da questa parte. Passiamo di qui e saliamo queste scale. Molto bene. Qui troveremo un forziere che possiamo aprire. Proviamo l'attrezzo dell'officina per gemme del sangue. Ci permette di inserire appunto le gemme del sangue nelle nostre armi per potenziarle.
Non costa nulla utilizzare le gemme del sangue. Basta dropparle. E adesso arriviamo a un'altra zona abbastanza importante del gioco. Ovvero alla a Cathedral Ward. E qui subito dietro di noi troviamo un NPC con cui è meglio parlare. Oh, devi essere un cacciatore. Scusa, l'incenso deve aver celato il tuo odore. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia tutti stanno chiusi in casa, aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai? Si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il ringhio delle belve, sono tutte cose troppo comuni ora. Yharnam è finita, credimi. Però, se trovi qualcuno che è ancora in sé, parla di... Qui saranno al sicuro. L'incenso tiene lontane le belve. Diffondi la voce. Digli di venire qui. Se non ti dispiace. Parliamoci ancora. Non dovrei chiedertelo, ma... Se durante la caccia incontri qualcuno, parlagli di questa cappella di Odon. Se è qualcuno a cui vale la pena dirlo. Spero davvero che sia così. Allora, questo è un NPC del quale nella prima run io non mi fidavo per niente. Però in realtà non è così malvagio come può sembrare. Ha solo l'aspetto un po' raccapricciante. Quindi, io gli rifarò una cosa. Torniamo un attimino al sogno del cacciatore. Livelliamo. E poi dobbiamo fare qualche giro perché dobbiamo recuperare un po' di cose. Dobbiamo passare da qualche NPC in qualche zona un po' particolare. Quindi, eccoci qua. Salve, piccolo automa. Bentornato, buon cacciatore. Che cosa desideri? Incanaliamo i nostri echi. Ok, siamo a buon punto. 21 di vitalità, 15 di resistenza. Addio, buon cacciatore. Che tu possa... Poi, una volta fatto questo, andiamo all'infermeria primo piano. Questo perché troveremo un piccolo cambiamento qua. Però dobbiamo stare attenti per notarlo. Ok, siamo alla clinica di Josefka. Andiamo qui per le scale e parliamo. Oh, beh, salve. Splendido, ho un piccolo favore da chiederti. Presto andrai a caccia, immagino. Allora, se troverai dei superstiti, di loro di cercare la clinica di Josefka. Per il giuramento di Ippocrate, se sono ancora umani, mi prenderò cura di loro. Forse riuscirò anche a curarli. Questa malattia, queste belve, non vanno temute. Questa volta la notte è lunga. Sono intrappolata qui, ma voglio aiutare in qualche modo. Arriverò a ricompensarti per la tua collaborazione. Allora? Bene, vai dunque. Se trovi qualcuno ancora in forma umana, mandalo subito alla clinica di Josefka. Puoi dirgli che non vi è luogo più sicuro. Per favore, fallo per me. Bene, un piccolo cambiamento. Prima era molto schiva nei nostri confronti, mentre adesso ci chiede di portarli persone. Questa Josefka non è quella originale, come potete vedere adesso da quella mano, non so se notate bene, lì da quella mano si vede che è armata, ha un'arma quella maledetta Josefka. Lei è una finta appunto Josefka che ha sostituito quella vera e utilizzerà gli NPC che gli manderemo nella clinica per fare i suoi esperimenti, quindi
Ce ne manderemo, ma solo uno in particolare, che potrebbe essere molto fastidioso e potrebbe rovinarci molte quest. Quindi, per ora lei lasciamola qui. Ma possiamo proseguire e andare da Gilbert, perché Gilbert avrà qualcosa da dirci una volta che abbiamo sconfitto il chierico Belva. Quindi, corriamo da lui. Facciamo prima andarci a piedi piuttosto che fare il caricamento e tutto quanto. Eccolo qua, aia. Mi hai pure fatto male, maledetto. Però ci dai una fialetta che male non ci fa. Ok, risaliamo le scale e raggiungiamolo. Eccoci qua, Gilbert. Non devi preoccuparti per me. Temo di non poterti essere di grande aiuto ora. Ma prima che io... Prendi questo. Eccolo qua, ci dai il lanciafiamme. A me non serve. A te forse. Mia malattia era incurabile, ma questa città mi ha donato la speranza. Il loro strano sangue mi ha dato più tempo. Ho avuto fortuna. La piaga delle belve mi ha risparmiato. Posso morire da umano. Non ti preoccupare per me. Purtroppo non sta facendo una bella fine il nostro Gilbert, però ci ha donato un'arma che ci serve anche per il platino, ovvero il lanciafiamme. Non lo useremo anche perché ci richiede 8 in arcano, che non è una statistica su cui vogliamo puntare inizialmente. Ora, abbiamo ancora da fare però. Dobbiamo raggiungere quella vecchia, non so se vi ricordate. Andiamo a dritto. Ci insegue quel vecchio? Sì, ci insegue quel maledetto. Ok. Addio. L'anziana signora sarà qua giù e noi la accoglieremo a Cathedral Ward, alla cappella di Oidon. Ehi, cagnolino. Salve, cagnolino. Che gentili che siete. Quante volte dovrò uccidervi? Ok, eccoci qua. Possiamo anche stordirli, cani, sparandoli e poi uccidendoli in questo modo. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Allora, abbiamo la possibilità di parlare della clinica Yusefka e mandare questa anziana a morire. Anche se inizialmente potrebbe essere una scelta a cui pensare come ci tratta. Oppure parlare della cappella di Oidon e salvarla. Noi gli diremo della cappella di Oidon. Un forestiero di un qualche valore? Beh, non restartene lì. Non hai del lavoro da fare? Vai a tagliare qualche gola. Sistema questo caos. Ok. L'abbiamo mandata alla cappella. È sempre possibile cambiare la destinazione comunque. No, in realtà no. Una volta che gliel'abbiamo detto non possiamo più fargli cambiare idea. Ok. Una volta fatto questo però... Non abbiamo ancora finito. Ci manca l'ultimo NPC. Che dobbiamo raggiungere. E dobbiamo anche correre abbastanza. Vediamo se ce la faccio, perché in realtà non è questo il modo ottimale per farlo. Dovrei prima uccidere tutti di nuovo, ma non ho assolutamente voglia, ragazzi. Quindi corriamo. Andiamo qua su. Uccidiamo questo e proviamo a correre laggiù. Ah, tra l'altro là ci sono ancora i miei echi. Non li hanno presi, meglio così. Non corriamo, aspettiamo che abbiamo fatto le scale. Facciamoci un po' di strada. Ottimo. Corriamo via. Ciao, 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 ciao.
Proviamo ad aggrarli qua. Vediamo se cascano. Ok, non ci inseguono più. Ottimo. Oh no. Ok, questa non era una cosa prevista. Magari casca di sotto però. Ok, questo può andare bene. Ok, un lupo ci insegue, ma è caduto. Non credo sia in grado di salire ormai. Oh, che interazione curiosa. Oh, ce n'è anche un altro qua. Aia, questa non doveva succedere. Questi singolarmente in realtà non sono una grande minaccia. Ok, però fanno comunque male, eh. Aia. Prendilo da dietro, bravo. No, non gli hai fatto il visceral, siamo maledetti. Vabbè, è caduto anche lui. E quello è morto. Ok. L'altra invece è la che attacca il vuoto. Ciao. Vabbè. Comunque, parliamo con la bambina adesso. Ciao, signor cacciatore. Non hai ancora trovato mia madre. Allora, noi abbiamo la possibilità di consegnare la spilla ornata rossa. Non so perché non mi dia la possibilità di mandare alla cappella. Non consegniamo, però. Aspettate un attimo. Ma c'è forse qualcosa che posso fare? Forse mamma e papà sono bloccati là fuori, aspettando che io arrivi ad aiutarli. Tu cosa ne dici, signor cacciatore? Parliamo della cappella di Oidon. Sì, va bene. Grazie, signor cacciatore. Ti voglio bene quasi quanto al papà, alla mamma e al nonno. Grazie, signor cacciatore. Ti voglio bene quasi quanto al papà, alla mamma e al nonno. Ok, una cosa molto triste in realtà questa. Utilizziamo adesso i marchi del cacciatore ardito. Torniamo indietro. E risvegliamoci, perché adesso dobbiamo fare un'ultima cosettina per porre fine alla quest della bimba, purtroppo. Ok, siamo alla clinica di nuovo. In realtà era meglio non andare qua. Ma quello che vogliamo fare adesso è andare nella zona in cui c'era il maialino, dopo aver resettato. Corriamo laggiù. Eccoci qua. Dovevamo utilizzare il marchio del carciatore per resettare. Avevamo bisogno del reset della zona per far andare avanti gli eventi degli NPC. Altrimenti non l'avrei mai usato. Ok, corriamo l'incontro di nuovo. Salve maialino. Ok, il suo attacco velenoso a noi non ci spaventa. R2 caricato e poi visceral alle spalle. E ci saluta. Ora, come potremo vedere, lui ci dropperà due fialette, ma c'è un altro drop, ovvero il nastro rosso del messaggero. Un nastro rosso, insolitamente caro ai messaggeri, il colore rosso vivo proviene dagli organi di qualche sventurata vittima. Una scelta strana, indubbiamente, ma forse per i messaggeri indossare questo accessorio rappresenta una forma di lutto. E molto probabilmente la bambina ha fatto una brutta fine. Questo è il fiocco della bimba. Ma non è ancora finita qua in realtà, perché probabilmente, proseguendo, tornando alla finestra della bimba, troveremo qualcosa di interessante che è successo. Ok, scusate il taglio, ma volevo raggiungere questa zona il prima possibile, quindi volevo rendere il video un po' più breve. Ho ucciso qualche nemico, ma niente di importante. Qua, come vediamo, non abbiamo nessuna risposta, conferma appunto del fatto che la bambina sia uscita e che probabilmente non sia sopravvissuta, ecco. Ok. Detto questo, io direi che possiamo anche tornare al sogno per l'ultima volta e salutarci, anzi, diciamo, direi di salutarci direttamente qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, spero che vi sia piaciuto.
è stato così, vi ricordo, iscriviti al canale, attivando la campanellina, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e condividete il video per far conoscere il canale a più persone possibili. Da Umbe è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.